Una delle domande che mi avete fatto più spesso è stata quella sulla durata della batteria del decespugliatore, ovvero quanto dura e quanti metri quadri può tagliare. Ora, dal momento che ho l'orto in condizioni pietose, perché piove un giorno sì e l'altro pure, poi fa caldo, l'erba cresce a vista d'occhio, con questa batteria da 7,5 A, che è una delle più grandi, una delle più capienti, e con il decespugliatore Ego, quello che tanto avete apprezzato nell'altra recensione, farò proprio questo test qui. Allora, lo svolgerò così, ma ci sono dei paletti da mettere ovviamente, perché le variabili in gioco sono veramente enormi, tantissime. Allora, vi spiego come farò il test. Batteria carica 100%. Filo economicissimo, preso su Amazon, vi lascio qui il link, da 2,4 è quello che costa di meno, veramente pochi centesimi al metro. Quindi ho 4 metri di scorta, qui ho ancora qualche metro, perché è un po' utilizzato, non so quanto ce n'è, ma non mi interessa, non è un test del filo, è un test di durata della batteria. Ovviamente lo userò con lo zainetto, quello in dotazione, e imposterò la velocità di rotazione sul minimo, la più bassa possibile. Vi ricordo che ha due velocità, una minima e una massima. Cambia moltissimo in termini di durata una o l'altra, userò soltanto la minima per questo test qui. Quindi andrò avanti oltranza finché la batteria non sarà completamente finita. Ora vi farò vedere solo pochi spezzoni di video mentre taglio l'erba. Voglio dire, non è che c'è una gran cosa da vedere. Ci rivediamo qui per fare un po' il punto della situazione, sia in termini di durata, da prendere con le pinze, perché come vi dicevo ci sono talmente tante varianti in mezzo che è impossibile dare un dato definitivo. Durezza dell'erba, taglia siepi, velocità regolata con l'acceleratore, non si può dare un dato certo e fisso per tutti. Sia in termini di metri quadri tagliati, sempre lì a spanne, vediamo come va. Forse oggi è il giorno più sbagliato per tagliare, ci saranno 32-33 gradi. Questo è lo stato della mia erba, questa dovrebbe essere la recinzione, ho l'erba alta circa 1,20 m. Abbiamo ancora lì, voi non lo vedete, ma c'è il cassone delle fragole davanti, ho tutta l'erbaccia che è venuta fuori, ho tutta l'erba intorno ai cassoni, quindi questo taglio qui comprenderà anche ovviamente il tagliabordi per rifinire i cassoni tutto intorno. Anche qui ho un'altra recinzione, misurerò poi l'area dell'orto, ovviamente poi bisognerà tener conto di che bisogna togliere l'area dei cassoni e non so onestamente quant'è, quindi come vi dicevo andiamo a spanne, adesso metro più, metro meno, minuto più, minuto meno, ma almeno abbiamo un'idea di massima su quello che riusciamo a fare con una batteria da 7,5, velocità 1, filo da 2,4, liscio. Ci mettiamo al lavoro. Ovviamente mi sono fermato dopo un minuto, ho dimenticato l'orario di partenza, sono le 15:24, 15:22 quando sono partito e da qui ricominciamo. Ho finito l'orto e sono le 16, dopo facciamo la botta di conti. In compenso adesso per riposarmi ho da fare quest'erba che è alta un metro buono e devo fare tutto il recinto del pollaio, perché altrimenti l'erba tocca sulla recinzione elettrificata e non va bene, perde di efficacia. Quindi comincio adesso a fare tutto ciò che devo fare intorno al recinto, poi vado avanti qui a oltranza. Questa macchia di erba alta si estende per almeno 5.000 metri, perché è circa un mese che non la taglio più, da quando avevo noleggiato il trattorino 4x4. Quindi lavoro ce n'è, non manca. Sono sudatissimo, ragazzi, voi non avete idea, è il caldo, mi sto già gustando la birra che mi farò dopo. Nel frattempo vado avanti. Mi sono fermato per 5 minuti, questi poi li scaliamo nel totale. Sentite questo rumore? Quando un filo d'erba tocca la recinzione fa questo rumore qua.
Bene, vado avanti, ci rivediamo fine batteria. Allora, non guardate le 16:28, ho terminato intorno alle 16:15. Mi sono dovuto fermare un attimo perché avevo veramente bisogno di tornare alla base perché fa troppo caldo oggi. Vi faccio vedere più o meno quello che ho fatto. Nel frattempo ho fatto una botta di conti, dei metri quadri. Tenete conto, come vi ho detto prima, che sono talmente tante le variabili che non si può. Allora, qui ho fatto tutta questa zona qui, tutto intorno al pollaio e tre quarti di orto esterno, perché poi concomitanza dell'altro spigolo dell'orto è recintato, si è fermato, insomma si è scaricata la batteria. Allora ho fatto una botta di conti, siamo intorno ai 950 metri quadrati, circa 1000 metri quadri, dai. Lascio in sovraimpressione il tempo che ho impiegato, però vi volevo far vedere che tipo di erba ho tagliato, cioè non è più erba da decespugliatore questa, o almeno col filo 2.4, questa è erba da piatto falciante, barra falciante, questa è un'erba micidiale, guardate. Vedete cos'è? È veramente dura. Ci sono alcuni pezzi legnosi. Ovviamente ho fatto intorno alla rete, quindi il filo si è consumato. Ah, nel frattempo ho dovuto cambiare il filo, ma è stata un'operazione forse di 2 minuti. Lo avevo dietro e quindi l'ho inserito e tramite il power load, la funzionalità che carica da solo il filo, è stato più a tirar fuori dalla tasca il filo che a caricarlo. Allora si infila il filo a mano senza attrezzi e lo si fa uscire dalla parte opposta, ecco qua. Sempre con la batteria disinserita si tira il filo e si fanno due pezzi uguali, due spezzoni identici. Vi ricordo che il produttore indica un carico massimo di 4 metri di filo. Ok, sono fuori camera, ma voi sappiate che sono arrivato a pari. A questo punto reinseriamo la batteria, premiamo il tasto power load. Ho pulito tutto intorno qui al recinto delle galline, dovrebbe uscire il video, sono un po' in ritardo. Vi faccio vedere adesso la spia. Eccoci qua. È arrivato, Non c'è più niente, a un certo punto si è fermato e non va più. Non rallenta, si ferma di colpo, quindi uno lo capisce da quello. Bene, spero di aver risposto a qualche vostra domanda sull'autonomia di una batteria da 7,5, filo da 2.4 come prescrive la casa, velocità 1. Erba, ve la raccomando, un'erbaccia brutta davvero che va oltre i limiti secondo me del decespugliatore. Bene, lasciate un like e condividete il video se vi fa piacere, sono sempre più contento di questa macchina qui. Non dico che è un piacere lavorare, però vi assicuro che è un lavoro continuo, non ci si ferma mai. Finisce il filo, 3 minuti, si mette dentro e lui riparte. Finché c'è batteria si lavora. Ora, se io volessi continuare a lavorare, non ci penso proprio, ma se volessi farlo, è semplice, la metto a caricare in queste condizioni in 40 minuti ho la batteria carica al 100%. Quindi il tempo di riposarsi un attimo, di bere qualcosa, togliersi il sudore d'addosso e si riparte. Una gran macchina, se avete la possibilità prendetela in considerazione, costa tanto, però vi assicuro che vale tutti i soldi che costa. Vi auguro una buona giornata. Ora vado a farmi una birra però.